Riprende il mio viaggio sui luoghi legati alla vita di Don Giovanni Fornasini, grandiosa figura di sacerdote martire durante le vicende della strage di Marzabotto Montesole del 1944. Sono appena stato a Pianaccio. Mi dirigo ora, con le nipoti Caterina e Giovanna, a Lizzano in Belvedere per dare un'occhiata agli archivi parrocchiali. La grande chiesa eretta negli anni 30 del secolo scorso si impone maestosa agli occhi di chi vi giunge. Ad accoglierci c'è l'archivista parrocchiale Alessandra Biagi. L'archivio plebanale della Pieve di Lizzano è un archivio molto importante, uno dei più grandi e dei più forniti della diocesi. Raccoglie dei documenti che partono dal 1565 e arrivano fino ai giorni nostri. La parrocchia di Pianaccio faceva parte del plebanato di Lizzano. Siamo qui per esaminare due atti che riguardano Don Giovanni Fornasini. Il primo è naturalmente l'atto di battesimo con cui quello che sarà poi Don Giovanni viene battezzato con i nomi di Giovanni Remo il 23 febbraio del 1915. Il papà di Don Giovanni era Angelo Anselmo e la mamma era Guccini Maria. Don Racilio Elmi, quando diventò parroco di Lizzano in Belvedere, delle parrocchie anche conseguentemente di Monteacuto e Pianaccio che erano già prive del parroco, fece una annotazione in calce all'atto di nascita che recita: sacerdote nel 1942, parroco di Sperticano, finito miseramente per ferro nemico il 13 ottobre 1944 in terra di San Martino di Caprara, nell'ufficio dell'alto suo ministero, vittima dell'eccidio di Marzabotto. C'è anche l'atto di cresima di Giovanni Fornasini. Dunque lui ha ricevuto la cresima dal cardinale Giovanni Battista Nasali Rocca, quindi anche un cardinale estremamente importante, noto per la chiesa bolognese, il 14 luglio 1924 proprio nella chiesa di Pianaccio. E questa è un'altra cosa piuttosto importante, il fatto che un cardinale così eccelso, così importante per la chiesa bolognese, si sia recato personalmente a fare la cresima ai bambini di Pianaccio, quando invece fino a tempi precedenti a quest'epoca i vescovi solitamente andavano nelle chiese più grandi e quindi Santa Maria Maddalena di Porretta, per esempio, oppure San Michele Nazario di Gaggio. L'emozione di aver avuto accesso a questi documenti è indescrivibile. Ancor di più il vedere la passione che anima le diverse persone che hanno a che fare con la storia di Don Giovanni. Da Lizzano in Belvedere ci spostiamo ora verso Porretta Terme, dove la famiglia Fornasini si era trasferita nel 1925. Ho l'onore di essere accompagnato da Caterina e dalle sue confidenze. Ecco qui dove c'è il cartello. Ah, vado a destra? Sì, perfetto. A Castelluccio. Si va a Castelluccio, che si va poi a Porretta. Ho capito. E arriviamo proprio nel piazzale della chiesa.